Allora, 1, 2, 3, 4. Mamma mia. Ciao a tutti ciccini, bentornati sul canale e buon 2024. Come state? Come sono passate queste vacanze? Quanto avete mangiato? Io devo dire che per fortuna me la sono cavata con poco, devo dire poco, anche perché tra una malattia e l'altra, un'influenza e l'altra, diciamo che non mi sono sdata nel mangereccio. L'unica cosa è che insomma i dolcetti è stato via un pochino un problemino. Comunque, allora, il 2024 è cominciato già da 5 giorni perché oggi è il 5 di gennaio e ho pensato di fare un video di buoni propositi make-upposi. Quindi, la mia idea è questa: utilizzare tutte le cose che vedete qui, ok? Tutte queste cose e tante altre cosine che velocemente vi farò vedere. Questo perché? Perché lavoro su dei turni, ok? Lavoro mattina e pomeriggio. Quando lavoro la mattina, io comincio a lavorare alle 7 meno un quarto e già mi sveglio alle 6 del mattino. Io non ho voglia di mettermi a truccarmi, anche perché sono lentissima, ci metto un botto di tempo e arrivo tardi, inevitabilmente tardi. E quindi per tanto tantissimissimo tempo ho detto vabbè, scialla, pazienza, non mi trucco. Poi c'è stato il Covid, poi l'uso delle mascherine, bla bla bla. La mia pelle è misto grassa e quindi mi si stampava tutta la sindone sulla mascherina e quindi niente, ho detto vabbè, via, fine del fondotinta, ciao. E truccavo soltanto gli occhi, però solo e soltanto quando facevo pomeriggio, perché se no la mattina, come detto prima, non avevo tempo. Però con questo 2024 ho detto basta, anche perché sì, è vero che non mi truccavo il viso, però la roba continuavo a comprarla, quindi fondotinta, cipria, blush, terre, di tutto e di più. C'è cassetti che mi esplodono e quindi ho detto ok, basta, finiamola qui, cominciamo a utilizzarli assolutamente, anche perché c'è roba piuttosto vecchiotta, i soldi ce li ho spesi e quindi basta, usiamola assolutamente. Ecco perché l'intento di questo video, condividere con voi il mio buono proposito, il mio buon proposito per questo anno nuovo è farvi vedere le cosine che devo assolutissimamente utilizzare. Cominciamo con le palettine un pochino più datate, ecco, prima tra tutti è questa palettina qui. È una palette di un indie brand americano che si chiama Black Moxie Cosmetics, un indie brand veramente picciolino, e la palette si chiama Alien Universe ed è questa qua. Allora, se vedete qui intanto c'è il mio desktop che è Sailor Moon, ok? E è una palettina di 9 pan che si compone di 4 matte e 4 multichrome. Questo è un matte che ha dei micro glitterini, un po' piuttosto inutili perché quando li vai a mettere sull'occhio si perdono. Però, ragazzi, i multichrome sono bellissimi, sono veramente, veramente, veramente molto belli. Usata tipo 2 volte. Vabbè. Altra palette bellissima, meravigliosa, fantastica è questa di Glamlight, la palette di Rick e Morty. Anche questa uscita oramai da un bel po'. E questa è la storia colore che già conoscete tutti quanti. E questa l'ho utilizzata anche queste, mi pare, 2 volte. Me la sono portata in vacanza in America. Sono stata a fine novembre, primi di dicembre. Non è sicuramente una palette ideale e comoda da viaggio, però volevo assolutamente portarmela dietro per poterla utilizzare. Vi racconto solo questo piccolo aneddoto. Andavo in giro per New York truccata con questa palettina qui, la gente mi fermava, mi faceva i complimenti, mi chiedeva che marca è, che cosa stai usando, bla bla bla. Quando io dicevo Glamlight, tutti: scusa? Cioè, no, veramente, vivi in America, c'hai la possibilità di reperire in modo molto molto semplice tutti gli indie brand, quelli più fighi che noi paghiamo un botto di soldi e tu li hai 2 lire e non lo conosci? Comunque,
Altra palettina che ho comprato insieme a quella di Rick e Morty è questa qui, la palette sempre di Glam Light di Barbie. E, caduto il fogliettino. E ragazzi, questa non l'ho mai usata. Mai. Mai, 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 mai. E ce l'ho da qualche mese. E questo perché? Perché semplicemente la tenevo in un altro cassetto rispetto a dove tengo in genere tutte le palette. Ossia la tenevo qui nella mia scrivania e io invece mi trucco in bagno. E quindi sapete come si dice, no? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quindi questa palette è intonsa, immacolata, non l'ho nemmeno swatchata, ragazzi. Cioè, e l'ho comprata, ci ho speso i soldi, eh? Bene. Bene, passiamo oltre. Altra palette che ho utilizzato poco rispetto alla qualità pazzesca che ha questa palette è questa qui di Nomad, la Royal Europe. Questa è una palette meravigliosa, fantastica, molto scura, molto estremamente, estremamente pigmentata. Ci ho fatto un video su questa palette, l'ho usata recentemente per un make-up che devo postare e mettere su Instagram. Bellissima, questa palette ormai insomma, è uscita da un po' di tempo, quindi la conoscete tutti quanti, è meravigliosa. Anche questa ho usata 3 volte. Vabbè. Poi passiamo oltre. Allora, vi faccio vedere uno degli ultimi acquisti fatta con il Black Friday e parlo di questa palettina qui di P. Louise. Ora, palettina, palettona perché è bozzone gigante. Ora, non so bene quando sia uscita questa palette, però mi ha colpito. In primis per il prezzo, perché costava 27 euro se non sbaglio, e poi perché vi faccio vedere. Ecco qua, questa è la parte sopra, è una palette di nude, ma aiuto, ecco, è una palette di nude ma freddi e io non ho niente di simile, in realtà non ho niente di simile proprio di nude, perché ho 7000 palette colorate ma di come si dice, di marroni così e così, non c'ho niente esternamente, proprio perché sono colori che non metto mai. Però ho detto vabbè, dato il prezzo e dato il fatto che appunto è una makeup collection incompleta, non sia mai un giorno che voglio, allora ce la devo avere. Questa è la parte di sotto, è una bellissima palette fredda. Bella, veramente molto molto bella. Questa usata 0 volte. Altra palette che ho usato solo 2 volte è questa qua, la palette di Bella Beauté Bar Strange and Unusual Palette, che ho sbavato veramente per averla quando uscì l'anno scorso per Halloween, ma costava un'eresia, ho aspettato che arrivasse da Monolith, alla fine l'ho acquistata e l'ho usata 2 volte, 3 massimo, adesso non mi ricordo nemmeno. Voglio dire, è una palette che costa un botto, porca miseria, e la uso poco, pochissimo. Quindi, altro buon proposito e una buonissima occasione per utilizzarla di più. Andiamo avanti. Andiamo alle palette, quelle un pochino più recenti, e abbiamo questa qua. La palette di Adept, la Samarian, palette estremamente controversa e criticata per il fatto che ha delle texture spesse, che non durano sugli occhi, bla bla bla. Io l'ho usata una volta sola, e devo dire che almeno sulla mia palpebra non è andata male. Anche questa è una palette meravigliosa, è bellissima, fantastica, pagata un botto e utilizzata una volta. Il mio problema è che ho una palette nuova, la uso una volta e poi passo a quella dopo perché comincio ad averne tante, Monolith sforna costantemente lanci e quindi anche lì ti compri 1 o 2 palette, quindi non hai fisicamente o materialmente il tempo di provare adeguatamente una palette e provare tutti i colori. Ora, volendo, impegnandosi veramente, una palette così la puoi provare
con tutti i colori, ma una palette come quella di Piruise, che magari ha 30-40 ombretti, oppure come quella di Cremelite, risulta un pochino più complicato, ok? Quindi un'ottima soluzione sarebbe provare almeno quasi la metà della palette, perché no? Ok, andiamo oltre. Altra palette è questa qui. Ragazzi, questa l'ho aperta per vedere se era tutto ok, se era tutto integro e basta. Non l'ho nemmeno swatchata, non l'ho toccata, non l'ho provata, niente, l'abbiamo aspettata e parlo di me come tantissime altre persone che uscisse su Monolith per una vita e poi comprata e messa da parte. E è bellissima. L'ultima palette per ora. Perché ne sono in arrivo altre. Andiamo bene, proprio bene. È questa qua. E la palette è ancora nella sua bella scatolina originale. C'è ancora la plastichina qui di protezione, come potete vedere. Mamma mia, questa palette è meravigliosa. Ecco qua. E questa è la Lightwork 5 di Danessa Myricks. L'ho presa con i saldi, sicché è stato un super mega acquisto, perché con i saldi l'ho pagata a 96 euro, veramente pazzesco. Una palette bellissima, almeno ecco per sentito dire, perché non l'ho provata mai. E questo era il mio ranking delle palette che voglio assolutissimamente utilizzare in questo anno qui, oltre a tutte quelle nuove che usciranno e a quelle che devono ancora arrivarmi. Altra cosa, vi faccio vedere al volo le cose che devo necessariamente utilizzare in questo tempo. È la mia collezione di fondotinta e quindi mi ritrovo con tutte queste cosine più o meno datate che devo e voglio e pretendo assolutamente di utilizzare. Per esempio, uno dei più vecchiotti è questo qui di Pupa, un matte. Oppure ci sta questa di NYX, la Bar With Me, anche questa comprata diverse volte. Altri nuovi acquisti, cioè tipo questo di Catrice, il camouflage non è nemmeno aperto. Poi vediamo un po'. Questo altro di Catrice usato una volta e aperto tanto per. Questo che cos'è? Questo è di Wycon. C'ho robe più o meno nuove. E questo, per esempio, è l'ultimo acquisto fatto: è una tinta viso di Glossier che ho comprato in America. Pagata mi pare 15 dollari, pochissimo, e l'ho presa perché. In Italia, ecco, per il momento ancora non l'abbiamo. Ho degli altri fondi, come per esempio questo qui, lo Stay Matte, no, lo Stay All Day 16 ore di Essence. Ho anche questo qui di Diego Dalla Palma, bello bellissimo questo fondo, è nudissimo, che però mi dispiace utilizzare perché costicchia, cioè, quindi vabbè, capite. E quindi vabbè, cerco comunque sia di sfruttarli assolutamente. Ho diversi tipi di primer, tra l'altro questo l'ho acquistato in America, il primer matte mattificante opacizzante di Elf, chiacchieratissimo all'epoca, ma che a me sinceramente non mi fa particolarmente impazzire. Questo non so se riuscite a vedere, è già un pochino utilizzato e già prelevarlo è un problema. Più spiaccicarselo in faccia non è che sia la cosa più simpatica del mondo, però vabbè, ci si prova.
Un altro primer che ho comprato in America è questo qui, Mignon di Elf, sempre, e questa è una mini size, l'ho usata mi pare una volta, però ancora non riesco a farmi bene un'idea. Bello, bellissimo, fantastico e purtroppo non più riperibile è questo qui di P. Louise. Io amo follemente questo primer, è bellissimo, non c'ha schifezza dentro, sicché si può utilizzare anche tutti i giorni, è meraviglioso, mi piace tantissimo, ma purtroppo non è più disponibile sul sito. Cioè, ma perché? Una volta che trovo finalmente un primer che mi piace da morire, non me lo rendono disponibile più. Ho questo avviato e un altro che non ho nemmeno mai aperto, quindi per il momento tiriamo avanti con quello. Altre cosine prese in America è stata questa qua, cioè il primer occhi di Juvia's Place. Siccome sono da sempre alla perenne ricerca di un primer occhi per la mia palpebra estremamente grassa che mi stravolga la vita, allora ho fatto questo acquisto qua. Purtroppo il problema di questo primer qui era il fatto che non c'era la colorazione che mi serviva e quindi ho preso quella un pochino più scura, che purtroppo è troppo scura, ma è una gioia ragazzi, ma è una gioia, oltre al fatto che non è un buon primer per il mio tipo di palpebra super oleosa, purtroppo no, utilizzato da solo sia mettendo la cipria che non mi va quasi subito nelle pieghe, e quindi niente, utilizzo sempre la mia vecchia tecnica che è quella di mettere sotto il primer di Wet n Wild, metterci un pochino di cipria e poi sopra questo qui, almeno per poterlo utilizzare, perché se no questo ragazzi per me finisce nel cestino e non mi serve a niente. Comunque vabbè, è stato un acquisto americano, non è andato a buon fine. Altro acquisto americano è stato questo qua di Glamlight. Questa è la colorazione giusta, ma purtroppo anche questo non fa per la mia palpebra. E quindi, ragazzi, sono, come vedete, sono altri due primer occhi che io ho lì così, che bisogna utilizzare. Questi poi, accidenti, non finiscono mai. C'ho una base di P. Louise nella colorazione sbagliata, che ce l'ho del 15-18. Non la butto perché non puzza e non si è divisa, è perfetta, però prima di utilizzarla, cioè faccio tranquillamente in tempo a lasciarla in eredità. Però vabbè. In America ho comprato, adesso mi prenderete tutti in giro, ho comprato anche questa qui, la mini size della fantomatica cipria di Huda Beauty. Io ragazzi penso di essere l'unica persona, l'ultima persona sulla faccia della terra a non aver utilizzato mai questa cipria. E siccome recentemente mi è presa la fissa anche delle ciprie, purtroppo per non farsi mancare niente, allora proprio in America ho deciso di acquistarla e di provarla. La colorazione, non so bene se è giusta, è la Pound Cake. Avrei voluto quella bianca, insomma, quella traslucida, però non c'era in mini size. E allora ho detto, vabbè, prendiamola e vediamo un pochino che succede. Ultimo, acquisto di cui voglio parlarvi velocemente è questo qui, l'ennesimo primer per gli occhi. Ma ragazzi, non ci crederete, cioè è fantastico. Finally! Ce l'ho su adesso da questa mattina alle 6:30. Cioè, vi ho detto tutto. Quest'occhio qui, il destro, l'ho settato con la cipria e quello dell'occhio di sinistra non l'ho settato con la cipria. Nell'occhio di sinistra è andato un capellino nelle pieghe, ma a destra è pazzesco, bellissimo. Finalmente, ragazzi, ho trovato il primer della vita. Bene ragazzi, il video è terminato, vi ho fatto vedere una carrellata di cosine più o meno nuove, tutte cose che voglio assolutamente utilizzare come vi ho detto in questi buoni propositi make-upposi per il 2024. Io spero di avervi fatto compagnia, grazie di essere stati con me.
Se vi è piaciuto il video lasciate un like di supporto e ricordate di iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao!